abbiamo diffuso un video spot in collaborazione con il famoso chef Pietro Lehmann, che è lo chef del primo ristorante vegetariano europeo, il Gioia di Milano, adesso si è giudicato una stella Michelin, ed è un video di sensibilizzazione contro la produzione di foie gras, che è un cibo ottenuto con un processo molto crudele di maltrattamento verso gli animali, verso le anatre e verso le oche. La nostra associazione Essere Animali ha una campagna che si chiama Via dagli Scaffali, il cui obiettivo è chiedere alle catene di supermercati italiani di cessare la vendita di foie gras. È una campagna che abbiamo lanciato dopo aver in prima persona assistito alle sofferenze di questi animali durante un'indagine che abbiamo diffuso nell'ottobre scorso. Abbiamo visitato ben 6 allevamenti presenti in Francia, che è la nazione con la più grande produzione di foie gras nel mondo. Abbiamo assistito al gavage, ovvero all'ingrossamento forzato di questi animali che sono alimentati forzatamente per un periodo di 15 giorni, un processo veramente, come dicevo, veramente crudele. Abbiamo diffuso questa indagine e ora stiamo cercando di convincere i supermercati ad abbandonare la produzione, la vendita, scusate, di foie gras. Abbiamo già ottenuto i primi risultati, infatti dopo il lancio della campagna i 153 supermercati a marchio PAM Panorama hanno cessato la vendita di foie gras, ed è un risultato che auspichiamo avvenga a breve, diciamo, anche appunto per tutti i supermercati presenti in Italia. E grazie allo chef Pietro Lehmann abbiamo appunto diffuso questo video spot dove lo chef ha collaborato con noi anche mostrando una ricetta di alta cucina a base completamente di ingredienti vegetali, per mostrare che appunto anche con una scelta vegetariana, una scelta o meglio vegana, si riesce a ottenere dei cibi di qualità senza sfruttamento degli animali. Il foie gras poi è anche considerato soprattutto in Francia un cibo così di grande pregio, insomma, sì, purtroppo. È considerato un cibo di lusso, è considerato un cibo anche in Francia con diciamo attorno a un discorso culturale di tradizione molto, molto elevato, ma le cose stanno cambiando anche in quel paese, perché comunque grazie alla sensibilizzazione delle associazioni animaliste anche appunto in Francia si aumenta il dibattito. Basti pensare che da pochi mesi fa vi è stato un deputato francese che ha depositato una proposta di legge per comunque abolire il foie gras. È una proposta veramente pioneristica in un paese che fa del foie gras appunto la bandiera, è un punto importante di tradizione. Stanno cambiando le cose comunque.